E non da 4 secoli, ma da 4 anni. Noi cominciamo la messa della notte di Natale con il canto della calenda, che abbiamo sentito in italiano, riepilogo alcuni riferimenti storici, collocando nel tempo l'evento che celebriamo oggi nella liturgia, cioè la venuta nel mondo di Dio stesso. Gesù si fa il nostro amico, fratello, compagno di cammino in questo pellegrinaggio terreno. Per quale motivo, ci dobbiamo chiedere? La rivelazione di Dio all'uomo mostra visibilmente in Gesù che è irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, come la nostra non sia fede in una serie di buoni principi o ideali di vita, magari anche astratti e atemporali come nella mitologia. I libri dell'Antico Testamento descrivono la storia della salvezza, nella quale lentamente viene preparandosi la venuta di Cristo nel mondo. Così dice la Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Ed è quindi l'apice della rivelazione dopo una lunga serie di eventi vissuti dal popolo eletto e da noi riletti durante l'anno liturgico. E la rivelazione di Dio è storica non solo perché avviene, accade nella storia, ma perché la si comprende meglio proprio nella storia vissuta, parole e opere compiute da Dio. Il figlio di Dio che lo visibilizza, Gesù in carne e ossa, proferisce un messaggio, compie dei gesti riportati nei Vangeli che sono intimamente connessi, dice un altro documento del Concilio che è la Dei Verbum. E noi questo lo capiamo meditando il Vangelo durante l'anno. Ce ne rendiamo conto durante la vita, nella nostra vita cristiana, perché il Salvatore del mondo sappiamo essere il Salvatore della nostra vita, di ciascuno di noi. Ogni giorno ci salva dall'errore la sua sapienza e dal peccato la sua grazia. E vedete, noi oggi qua non celebriamo qualcuno che a un certo punto della vita ritiene di ricevere l'illuminazione da una scintilla del divino e quindi comincia a predicare agli altri il senso della vita. Tra questi signori che vengono classificati come fondatori di religioni, ma voi me ne trovereste uno solo che abbia affermato di essere il figlio di Dio, e cioè Dio stesso? E davanti a Gesù, o eterna sapienza, che era presente quando Dio creava il mondo e a un certo punto si incarna come luce da luce, Dio vero da Dio vero, diciamo noi nel credo. Ma voi volete farmi credere che noi abbiamo qualcosa di meglio da imparare da altri uomini? Ma io vorrei sapere da voi che siete voluti venire qui stasera, ma voi ci trovate qualche differenza tra un uomo che è morto misteriosamente affogandosi di cibo e un innocente che viene ucciso in croce per essersi fatto come Dio? Sapete, io apprezzo tantissimo l'onestà di Confucio, che in Cina si dichiarò in definitiva di non sapere quale fosse la via giusta, così come apprezzo io pure, come il Vaticano, anche Buddha, che Buddha riconobbe di non possedere lui la verità, e apprezzo pure Maometto, che alla fine non era riuscito a individuare quale fosse lo scopo ultimo della vita. Ora, appena finirò io di parlare, noi tutti assieme professiamo la nostra fede, il nostro battesimo, inginocchiandoci a quelle parole che affermano il mistero dell'incarnazione. Et incarnatus est de Spiritus Santo ex Maria Virgine. E avere fede cosa vuol dire? Oltre a perdere un'ora di sonno stasera, vuol dire fidarsi e affidarsi a un uomo che si è dichiarato via, verità e vita, a differenza degli altri. E ha potuto farlo in quanto Dio stesso. E sapete, quando io studiavo
teologia qualche anno fa, qualcuno poco interessato a questo genere di discorsi una volta mi disse di avere più rispetto per l'altrui intelligenza, ovvero sia di starmi zitto. E effettivamente bisogna dire che affermare che la verità dell'uomo esiste e si chiama Gesù Cristo, e questa politicamente non è un'affermazione molto corretta. Anche noi, semplicemente facendo la scelta di venire qui stasera, è probabile che avremo lasciato a casa qualche amico parente davanti al televisore o chissà davanti al caminetto, aspettando che sotto l'albero si materializzino tutti i desideri e le attese della vita. E con rispetto per loro, noi invece siamo venuti credendo che ci sia qualcosa di più importante, che non viene portato su una slitta dalle renne, perché viene da Maria Santissima, porta dell'Avvento. Grazie a lei il Verbo di Dio si è fatto carne, disse l'Evangelista Giovanni, e dirà Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Vedete, ecco spiegata l'unità tra le due parti della messa. Noi non siamo qua per fare canti di Natale. Dopo l'ascolto della parola è Cristo stesso che si dà il cibo alle nostre anime, come il pellicano, no? Che si strazia, si lacera le carni per nutrire i suoi piccoli. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. E se noi invece lo tenessimo chiuso dentro un libro come una lettera morta, abbiamo trovato il modo migliore per vanificare la sua venuta. Noi continuiamo ancora e sempre a incontrare nostro Signore, che ci viene incontro con la sua grazia, finché poi non lo incontreremo l'ultimo giorno nel suo regno. Sia lodato Gesù Cristo.